Cambio di gestore di luce e gas ad ignari cittadini della provincia di Arezzo. Eni dovrà pagare 3 milioni di euro per furto di dati e contratto non richiesto. La denuncia era scattata da Federconsumatori. E Jindal, colosso indiano della siderurgia, uno dei due soggetti interessati ad affancare trafilerie meridionali nell'acquisizione del sito figlinese ex Bekert. L'indiscrezione è stata confermata dal presidente Rossi, la FIOM predica calma. Nuovo arresto per spaccio, questa volta l'indicatore, un 27enne trovato in possesso di 12 grammi circa di eroina e 200 euro in banconote provento dell'attività illecita, operazione della polizia di Arezzo. Scontro nella prima mattinata di oggi sulla strada del Restone fra San Giovanni Valdarno e Figline Incisa, traffico in tilt in entrambe le direzioni. Per circa un'ora sul posto la misericordia di Figline, due i feriti lievi. La Lega in regione mette in evidenza la necessità di mettere mano agli impianti di condizionamento dell'ospedale del Valdarno. La direttrice replica, già in programma la sostituzione della torre evaporativa e di altri pezzi dell'impianto in vista dell'estate.